Allora, grazie Presidente. L'emendamento 48 riguarda le norme di prima attuazione. Allora, abbiamo eseguito alcuni aggiustamenti rispetto a queste norme, in quanto uno degli obiettivi era sicuramente quello di andare a diciamo, favorire il ricambio dei ruoli. Questo elemento io ci tengo a dirlo perché ci sono state alcune polemiche sollevate da alcune persone, per fortuna non da tutte, riguardo appunto a questa norma che andava ad escludere dei soggetti favorendone altri. Proprio chi mi conosce sa che io personalmente non agirei mai in una modalità così poco trasparente. Io ho semplicemente eseguito, diciamo, accolto in qualche modo le richieste delle consulte, ma anche di tanti cittadini, che soprattutto io ricordo bene nella prima assemblea pubblica, dove noi avevamo invitato non solo le consulte, ma anche tanti cittadini, ci fu chiesto proprio di garantire questo ricambio dei ruoli, che in alcuni casi, per esempio in alcuni municipi, o adesso io non so bene, perché non conosco ovviamente le tempistiche di tutte le consulte, perché poi ognuna ha un proprio regolamento, i presidenti hanno anche dei mandati con tempistiche diverse, alcuni hanno un mandato di 2 anni, altri hanno un mandato di 3 anni. Quindi di fatto questa disomogeneità ha fatto sì che io dovessi creare un criterio che potrebbe per applicare la norma retroattiva. Allora, la norma che cosa dice? Dice semplicemente, lo dico in maniera molto semplice, che se una persona ha svolto per 2 mandati interi consecutivi il ruolo di presidente della consulta per i diritti delle persone con disabilità, di fatto non si può ricandidare immediatamente, ma deve semplicemente, lasciatemi passare il termine, saltare un turno. Il turno non l'ho mai detto, mi pare, in precedenza, ma ogni mandato della commissione esecutiva è di 3 anni e al massimo si possono ricoprire 2 mandati consecutivi. Quindi di fatto ci sarebbe, ecco, un semplice stop e poi c'è la possibilità, uno stop di 3 anni e la possibilità di ricandidarsi. Quindi insomma non mi sembra una cosa così, una norma così crudele, lasciatemi passare il tempo, semplicemente va, ripeto, a favorire questo meccanismo di ricambio. Gli aggiustamenti di questo emendamento riguardano il fatto che noi avevamo previsto la norma transitoria anche se i mandati non erano svolti in maniera consecutiva. Giustamente le consulte ci hanno osservato che insomma, era un po' troppo restrittiva la norma e quindi abbiamo tolto questa non consecutività e abbiamo specificato che i 2 mandati devono essere consecutivi. Un'altra modifica riguarda il fatto che avevamo previsto un tempo di 3 anni. Poi ci siamo resi conto che non tutte le consulte, come dicevo prima, hanno un mandato di 3 anni. Le tempistiche sono diverse da municipio a municipio, da consulta cittadina rispetto ai municipi, eccetera. Quindi abbiamo voluto fare una norma che di fatto non andasse appunto a penalizzare un municipio piuttosto che un altro. Quindi chi ha mandati di 2 anni di fatto rientra nella norma, chi ha mandati di 3 anni rientra ugualmente nella norma. E quindi insomma abbiamo anche fatto questo aggiustamento dove si parla di mandati e non si parla più di anni. Tutto qua, quindi come vedete non è nulla di trascendentale, ripeto, ci sono stati numerosi attacchi anche da parte dei consiglieri di Fratelli d'Italia con dei comunicati molto molto pesanti che io sinceramente ho detto anche pubblicamente che li ritengo veramente, insomma, ecco, non mi viene il commento, scusate, l'aggettivo, perché ecco, dire che si è voluto mettere una norma retroattiva per in qualche modo tagliare fuori qualcuno piuttosto che qualcun altro, lo ritengo inaccettabile. Quindi ci tengo a precisarlo, l'emendamento va soltanto appunto a normare meglio quella che è una richiesta legittima delle consulte. Grazie.